Okay, so good evening again, and welcome to Gert de Roo. I know that many problems to arrive here, but because Munich, Naples, a flight was cancelled, so Gert passed one night in train, please. One night in train to arrive Florence, and then he took a train Florence, Naples, but he is here. So for this welcome two times. So the title of the presentation of Gert is planning in uncertainty, rationalities for adaptive behavior. Gert de Roo is a professor in spatial planning at the Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen, Netherlands. He was a head of the Department of Spatial Planning in the Environmental for 10 years. Governance, Dynamics, and Planning Theory are among the courses he lectures. De Roo has a deep interest in urban environments, this being dynamic and open to change. Processes of spontaneous change are often in conflict with man's desire to purposefully intervene to assure their environment is livable and sustainable. De Roo is seeking for rationals in support of adaptive planning as an alternative for controlled intervention within dynamic urban space. Planning theory, theories on choice and decision-making, transition theory and complex theory are very much his domain. The Roo's latest work is on choice, rationality, self-organization, and adaptive planning. He's author, co-author, and editor of about 30 books, and his latest book is titled Handbook on Planning and Complexity in 2020, Edward Elgar Publishers. Other books on complexity and planning are titled Planners Encounter with the Complexity, Planning Complexity, System Assemblages and Simulation, Spatial Planning in a Complex and Unpredictable World of Change. And additionally, De Roo has published books on fuzzy planning and regions in transition. So many, many books on these topics. Thank you and welcome again. I give you the floor for your speech. Tutti? Non ho risposta. Ok, a posto. Allora adesso. Please. Thank you all very, very much for still being around. I believe that in my country, everyone would have been gone at this late hour, but you're still here. So that's why I made a picture of you all to show my wife that indeed there are people left, and I'm happy about it. Actually, I hope to say good morning. Unfortunately, I've been traveling for 30 hours, including a wonderful night in the train from Munich to Florence. But I'm sort of awake. I'm not that dynamic as usual, because then I will walk around. I think I better not do that. Anyway, adaptive planning and what I've done, I guess, is being quite adaptive, moving quickly after they said in Munich, no way you're going to get to Italy by plane. We took the night train swiftly. And in Florence, of course, the next train was gone already as well. So what to do? You manage. You shifted the program and I'm here. I'm here, and usually I think people coming to Naples, they refer to the famous phrase, vedere Napoli e poi mori. But I think it's for me, when the going gets tough, the tough gets going. I'm here, an exercise of adaptivity. But it's a good thing, though. And let me now really try to get serious. Let me share with you a quote which I really adore. It's my ultimate favorite quote about planning. It's this one. And I know yesterday it wasn't a beautiful day, but I had a chance to go to Naples, so I felt it is a beautiful day, and then things happen, right? Beware of beautiful days.
bad things happen on beautiful days. It may be that when you get happy, you get careless. We all know this. You know, this is part of our lives. If you're old enough, you experience several of these situations. Beware of having a plan. Your gaze is focused on the plan, and that's the moment when things start happening, just outside your range of vision. Of course, that happened to me yesterday in Munich because of snow. Anyway, things happen, and we know this. The point, though, is this is problematic for a theorist like me, really problematic. Because planning does not give an answer to these real life situations. So how to act? And also good to know, it's not a planner who came up with this wonderful quote. It's a Nicky French novel, The Red Room. Nevertheless, amazing. We again have to adapt because the PowerPoint is not moving. Anyway, I guess the most of you are all empirically really strong. You're capable in adapting, you know, sort of bending around the rules, bending around the plan to make sure that the plan and the rules work. Of course, as a theorist, I'm really blind. And I had a quite peculiar experience a few years ago at a conference where I was going to have to say something about adaptivity, because I truly believe this is one of the issues planners have to relate to, because the world is in continuous change. And it was in Volos in Greece. And I explained them that in a top-down, highly centralized country like mine, the Netherlands, I'm from the Netherlands, we believe we have to be in control. We have to understand everything, we have to measure everything, and then indeed we can intervene. And of course, reality will always be to our life. We all school play. And my point was, that cannot be, and even in the Netherlands, probably also now in Germany, we begin to change our perspective and we try to understand what is adaptivity. So there I went. Adaptivity is about behavior of people and their institutions being aware that predicting the future is not always an option. Uncertainty, instead of certainty, is fundamental. The world is in flux with nonlinear change and transformation as natural phenomena, not as anomalies. Adaptivity is about responsiveness to change, and this responsiveness is place-dependent, situational. Experimentation, therefore, seems inevitable, bottom-up. Best to go step-by-step, flexibility, and so on, and so on. And most of all, we will see again and again that what we've done should have been done differently. It's a process driven by failure, and there's nothing wrong with that. So after this speech of all the pros and cons about adaptivity, their argument was really fair, but also straightforward and hitting me hard. Hey, they said, this is what we do all day. We Greeks are adaptive per se. Bending along, that's our way of life. And it was a really, really good lesson. So I might take the risk accepting your kind invitation to talk about adaptive planning in a really enthusiastic way. And you might wonder about the excitement, perhaps hearing nothing new, but I better take the risk. So here we go. I take the risk because there are a few things outside happening beyond our control, while we tend to keep on making plans based on control. Here, Katrina in New Orleans, 1,800 people died. It was August 2005. I think we all remember this really, really well. One of the issues here was that we planners
and this is a really generic word, obviously, but we've canalized these rivers to make them functional. And of course, when a river is a canal, the buffer capacity of these rivers are basically gone, and that's what happened there. Here, also really painful, in a really stiff, centralized, highly controlled country as Germany. This is the Arth Valley last year, where they are still in shock about what happened, because it is not supposed to happen. It could not have happened, but it happened. Floods, severe floods, you all know the reason, climate change, and villages have been washed away. But also close by, here, the island of Ischia. It was on the news in the Netherlands, and we all looked, what's this? Just around the corner, really, really painful. Severe damage, landslides after heavy rain, and we already know this will not be the last one. But we have to change our attitude, our beliefs that we are in control, and just changing attitude and beliefs are one of the most difficult things to change. Because traditionally, science keeps on referring to the rational actor, a figure that does not exist. But we keep on referring to it. Rational choice theory is still the most referred to choice theory, and it's utterly silly. Because we don't make choices that often fully rational, in particular not if there is uncertainty. So what to do? Of course, in some issues it's clear. You know, in the Netherlands, half of the country is below sea level. Yes, hey, let's raise the dikes. Might be a good reason, clearly. And yes, when you're on the highway, it's really nice that there is not a car coming straight to you, but that you're pretty sure that the cars coming from the opposite are on the other side of the road. Yes. But these, true. Stamp planning. Where is identity, you might ask, but this is what we've done for many years. This is my faculty building, straight up. The thing is here, while it is a faculty building, it was once a faculty of architecture. And they, of course, clearly understand these buildings with length, and they know what measuring is. But we sort of embrace their behavior, and we're still hoping we still sort of have a desire to continue doing this measuring. And if we measure things, we believe we know things. And if we know things, we believe we control things. It's in our genes. That's us coming from the 20th century. We have functionality all over. And we still don't accept that uncertainty is fundamental. Therefore, this is what really makes my students angry. I tell them, look, you're all children from the 20th century, but basically this is what you are. You're blockheads, you know? You think linear, look at the room you're in. Linear, straightforward. And that's why you came to university, believing that we tell you that you can predict the future. Nonsense, of course. We are blockheads. And then of course, the relief is that I'm a blockhead as well. I know it every day. And this is what we train our planners to become, white male experts telling the world how it should look like. Fortunately, since the 90s, we made a communicative turn, and we made several turns. And in that sense, we can be proud of ourselves as planners, because we are one of the few disciplines making this turn, going from an object-oriented perspective to values, and believing that values do matter, that local knowledge does matter. And that's, of course, good news. It brought us two rationalities, and they are also two paradigms in our discipline, technical and communicative. And of course, this is a well-known phrase. If there is one theme that runs through all the discussions and debate on planning, it's that of rationality. And we have two which we really believe in. Technical, indeed, but fortunately also, since 30 years, the communicative side. And they both matter. Both are important, and they are linked. They are not exclusive, mutually exclusive. No, they're complementary. One
referring to a factual reality, and the other, fortunately we now believe this too, there's also an agreed reality. In particular, in situations which are uncertain, we talk to each other instead of looking to the facts, because the facts don't tell us anymore in uncertain situations, and we come to agreement. And a storyline comes out of this agreement, to which we then relate with our actions. I think that's wonderful. For me, the point is that these two worlds relate. Still today, in planning, we quite often see them as independent ideas of rationality, not connected, but they're highly connected. Actually, it's uncertainty that connects them. On the left side, technical rationality, we believe the world is certain and we can build on facts, it's factual reality. While on the other side, uncertainty reigns and we have to talk. We come to an agreed reality. And we know then also what to do. This is what we train our planners, our students, to do. The thing now, this spectrum in between which the real world exists, because the world is never fully technical, rational, or communicative, always somewhere in between, it relates to this factual reality and this agreed reality. And this relationship I will now use to build for you a framework of rationalities that includes adaptivity. And I'm not saying it's the framework, definitely not. You can come up with very many, but it's my framework, hoping to inspire you to some extent. And I hope you are able to follow my reasoning. Here you are. I have several rationalities. This book, now you think, how this ego guy is willing to show his book? Yes, of course. But in my PowerPoint, it was really shimmering at behind the spectra. Anyway, there are now four spectra instead of one. The contemporary one, spectrum A, is technical towards the communicative, and I've added three. And what I would like to do is explain why these three and how you can see them in relation to the first one, contemporary. So, technical rationality versus communicative rationality. That is what we see as contemporary planning. I move on. In the world where planning is still leading, but you're probably already aware of the fact that planning should also focus on a world where it is responsive, has no clue what's happening. I will get to that. But first, an adaptive kind of planning with two rationalities opposing, one referring to an agreed reality, the other referring to a factual reality, explaining situations of adaptivity. But adaptivity, we planners have meant to be. Planners, we've sort of designed. Here, again, the example is the river. We now know more and more water is coming from the mountains, and in particular my country, which is basically a delta, we have severe problems with rising water, with fluctuations, and therefore we started a project which we call Room for the River, where we widen the dikes, where we even allow the dikes to flood every so often, being cautious of what happens behind the dikes, but in between the dikes, we allow the river again to meander. We allow the river again to have its formal function, not a canal, but supporting nature, ecosystems, being of creating buffer zones and these kind of things. And we move on even further, explaining to cities next door to the river that you should not bend away from the river, turn the river your back, but turn around, embrace the river, because it makes your city much nicer. And this is now indeed what is happening the last 15 years in this country. But what we actually do is define the area in between broaden dikes as the area where things can go. We don't want to be in control anymore. So we call this rationality being able to let go.
And the problem room for the river, a project room for the river, is now seen as a major success. Quite counterintuitive, I must say. Now, let's move to the other side, because rationality of being able to let go relates to a factual reality, because we can actually see the water coming up and causing trouble. So it's sort of self-evident what to do. But this is the next one, where we go to an agreed reality, again, to a predefined area, is really counterintuitive. These pictures show the city of Hengelo in the Netherlands, where they've embraced the concept of shared space. And I'm not sure if you're aware of this concept of shared space. It is beginning to become more and more popular in Northwestern Europe. The Netherlands do it, the British do it, the Germans begin to do it. And it's counterintuitive in the sense that to reduce the number of incidents in pieces of infrastructure, we take away the rules instead of adding more rules. And it's in situations where there's flux, sudden change. For example, in front of a school, where they suddenly open the doors and kids run out, cross the street, not looking left or right. To take away the rules there makes car drivers, cyclists, sort of uncertain, and they are going to look again at the others, also using the roads. And you have to come to some sort of agreement instantly, okay, who is doing what, instead of referring to the rules. And the idea is that under these situations, people becoming aware of the other, incidents drop. And we call it, therefore, the rationality of self-responsibility. And in the Netherlands, I think we are just at the beginning of doing this. So we have now two spectra. One we are very much aware of, technical rationality versus the communicative rationale. We know when to use them. And it's all about intentional change. I've now added another spectrum where planning is still in control, but designs or sort of defines spaces to allow things to happen without us being in control. River meandering or kids running out of school. And we have these two rationalities opposing: agreed rationality and factual rationality. This means we have two more spectra to go. These two spectra refer to situations where planners are lost, where they're not able to take over, not able to control reality, not able to come to interventions that work exactly as they hoped for. They have to be adaptive themselves. Instead of allowing space and place to be adaptive, planners have to become adaptive. If change happens, it's no longer a matter of choice. And I think that's the essence of spectrum C and B and D. A proactive, anticipative attitude comes into view. Being ready for change and then seeking for opportunities to enhance the positive effects, it's not just negative, or to negate the negative effects as much as possible. In the first case, with positive effect, planning focuses on accommodating the changes. In the second case, the changes are considered undesirable and planning will mitigate the effect as much as possible. And here, this is what we then call adaptive planning, but here you can actually see where we anticipate a situation that we don't like and want to prevent. Heavy rains, which comes with water and with local floods of squares in this case, we are here anticipating these rains and hope to prevent them in the future. Therefore, we call this kind of activity
anticipating rationality. In these situations, it's factual reality that reigns because it's sort of self-evident that you want to protect yourself against floods, rains, and such. But there are also very many situations where it's not clear to all parties what has to be done. With patterns and possibilities being interpreted in various ways, and with various interests being at stake. In such cases, agreements have to be made again to come to an agreed reality again among the various parties. And this is a situation where we try to do this. This is an extension of a school that normally sends its kids out on the square to play, but nowadays we want to create also great living environments within inside the school, but we don't know how. So we create these living labs. We have charrettes where we talk with people as local network actors, local and with local knowledge about how they perceive space and place, and we include experts who know everything about inside climates, working together and trying to adapt while through time a wonderful, nice, pleasant and green living environment inside the school is created. It's a process effectively of mutual learning. And we see it more and more often. These living labs, these charrettes, and so on. It's a trajectory of experimenting together. Now D, spectrum D. Spectrum C sort of was where we sort of are able to understand what might happen. And quite often just this part of the system is affected. For example, the school, the classrooms are fine, but the central space for the school, this inside central space, we want to change. But we all know, I mentioned them already at the beginning of this speech, that there are cases where you're completely surprised, where the entire system is really in shock. And the entire system is affected. What then to do? Here we have an earthquake. And you're also in Italy very much aware of what can happen. And in those circumstances, it's very much about being ready for change. Do you have the capacity to act at a moment of such an incident? Italy is a country where earthquakes are known, and you are ready to act. You have the capacity to respond. But we all know the global economy crisis in 2008, where we were still planning linearly for growth, but overnight, the building of houses came to a standstill. I think no one was really very much aware of the possibilities of an economic crisis at that time. And we were definitely, not in my country, ready to adapt. We didn't have the capacity to respond. But anyway, in most of these situations, you want to know beforehand, with regard to your capacity to act, what the strong and weak linkages are in your organizational and institutional worlds. Because that is where you have to relate to in these moments. You have to respond. Anyway, I call these reactive rationality. And in New Orleans in 2005, people were also clearly not ready for Katrina. On the contrary, the agency having to react was not even inside the country because it was part of the US Army and it was fighting a war in Afghanistan where you don't really expect any flooding at all. And then Katrina fell. With these situations, being aware of the weak and strong linkages in your organization, in your institutional domain, is not just everything. After these crises, you have to go back to your protocols and review them again and again, which is what you do as well
in the earthquake situation. And you're ready then to learn. Now, an example which is not that dramatic, but also tells you that somehow we planners are completely overwhelmed and no idea what is happening. And we are happy that there are people who are part of the game and know what's happening. This is a quite colorful street in my own hometown, which 15 years ago was a complete disaster. You didn't want to be there. It was no fun, it was not colorful, shops were empty, and suddenly things changed, but no one saw it. But the people involved were talking about it. They already had an idea. They had an agreed reality. This area is now one of the most promising ones in my hometown, but not because of the shops. They are really gone. But suddenly there are coffee bars, people, places to meet. Money is being made by food shops. It is a complete turnover, and it happened. No planner was involved. Actually, the planner sort of obstructed this change because it wasn't according to the plan that was meant for shopping. Fortunately, we woke up in time, but we were one of the first where this transformation happens. Of course, in Italy, you go and drink your espresso every morning. I know that, but that's too cold in my country. These coffee bars are new. And in the sort of the Northwest Europe, you see them now popping up everywhere. They become quite common. Sort of also a friendly way of using space and place. And so it's perceived. But 10 years ago, 15 years ago, we had no idea. So, and we had to adapt to a transformation of space and place that happened autonomously. Nowadays, and I guess it is also one of your problems, is, for example, Airbnb that has changed the environment immensely. Beyond our control, because everything that came from the digital world was seen as promising, but for us now, it's beginning to become a pain. What then to do? We call this a transformative rationality, where things happen outside of control, but space and place transform completely. The meaning of space and place changes. Well, dear friends, let me wrap up. What I've now done is actually proposing a rationality framework beyond the traditional and contemporary rationalities with three types of adaptive planning. One with planning in control, and two, where planning has to respond, is reactive. The good thing is, I would say, that there is so much more to discover in our discipline. There is so much more to which we can reach out beyond the communicative turn, I would say. And I truly hope that we're going to develop further as a discipline, working on a planning that is able to grasp also a world in change, a world in spontaneous and autonomous change. I hope this model is somehow inspiring. I love abstractness, and I apologize for that. I'm really pleased that you're still here at the end of the day, willing to listen to a tired guy after 30 hours of traveling. I also trust that you remain cautious on beautiful days, because, you know, if you're happy, you become blind and you don't see that things happen just outside your range of vision. And we planners should be aware of that. I wish you a wonderful evening. Thank you very much. Gert, many, many thanks for this wonderful presentation. So just a question. You say that if change turns out to be the only constant factor, how can you still seriously practice spatial planning? There is uncertainty in cities that are constantly exposed to process of spontaneous autonomous transformation.
In this lecture, adaptive planning was proposed as a possible alternative. Depending on the varying degrees of uncertainty, adaptive planning offers a number of rationalities to act on. You have discussed with us examples that what the rationalities could be involved and what can be achieved. This also requires that the planners must not always want control and must also be flexible and sensitive to change. So what about the situation of multiple risks contemporaneously? How to improve adaptation of cities in this case? Oh, wow. First of all, I think for planet practitioners, they are also already very much aware that the world is not static and is without change. But for me as a theorist, I think it's really important that there is not one way of planning, that there are endless ways of planning, and this differentiation has to be captured, I believe, by us in coherent frames for us to then explain to students when to act. And I believe still it's also already the case in contemporary planning between the technical and the communicative, where it's really important to say, what if then? What if then? Only in the case of the technical and communicative rationale, time is not included. Effectively, here we refer to a static world, and that static world does not exist. So if we extend this frame also to the world, change time, and we include time, and we include change of thinking, logic increases, I would say. Thanks a lot, Gert. So we finish our first part, because you know we start the keynote speech in the morning. So with the Gert, we finish the first part. Another clap. And so now we'll start our final round table. So I invite here, please, Patrizia Gabellini, Claudia Mattogno, and Michele Talia. And I give the floor also to Fabrizio Mangoni, Silvia Viviani, Fabio Terribile, Giuseppe De Luca, Massimo Sargolini for our final round table. So please. Thank you. Microfono, Fabrizio. Microfono. Sentite? Allora, mi sentite? Sì. Allora, anche se con un po' di ritardo iniziamo questa sessione, speriamo di riuscire a contenere gli interventi. Mi faranno sapere esattamente il finale, a che ora può essere. Per ora ci comportiamo come se finissimo verso le 7, però vediamo un po'. Allora, innanzitutto ringrazio l'Istituto Nazionale di Urbanistica e la Sezione Campania per avermi invitato a coordinare questa tavola rotonda conclusiva. Con gli amici partecipanti abbiamo un po' concordato un tema che io penso sia in qualche modo in questo momento estremamente presente alla una domanda verso il nostro mestiere abbastanza importante, che riguarda fondamentalmente il passaggio di epoca che rischia di cambiare in profondità i nostri modi di vivere, di produrre, di distribuire la ricchezza dei territori. Cioè ci sta abbattendo molto probabilmente una gigantesca crisi economica e sociale che porterà grande polarizzazione sociale, spinta verso la povertà di ceti medi, disoccupazione, un quadro di limiti alla spesa pubblica. È molto evidente che la città viene interrogata, il nostro mestiere, da questa dimensione. Noi abbiamo sempre molto lavorato sull'offerta rispetto a una possibile interpretazione della domanda. Nel momento in cui la domanda cambia così radicalmente, ci dobbiamo domandare se la nostra farmacopea è ancora
pienamente valida o va affinata. È un po' su questo che, partendo dai vari competenze degli amici qui presenti alla tavola rotonda, cercheremo di sviluppare in modo conversativo, mettiamo così, più che da relazione, alcuni argomenti. Sicuramente un argomento che io penso sia centrale è la casa. Molte persone non si potranno più permettere i mutui, grandi patrimoni immobiliari finiranno alle banche, alle aste, chi le comprerà? Da anni non si fa più una politica della casa, a partire dalle forme convenzionate di housing sociale, i finanziamenti, abbiamo molto lavorato sulla perequazione, quindi sulla disponibilità di aree che potevano essere acquisite nell'ambito di comparti perequativi, ma se poi non ci sono gli investitori, che si fa? E quindi si può immaginare un piano particolare di acquisizione di aree pubbliche o di edifici o di parti di edifici. Voglio raccontarvi brevissimamente un incontro drammatico che ho avuto pochi giorni fa. In Cilento c'è un immenso capannone che era un grandissimo centro commerciale. Sono andato a comprare un tablet in un negozio di elettronica. Il capannone era completamente vuoto dopo il Covid e dopo il fallimento. Tutte le imprese che c'erano dentro se ne sono andate. L'unica che era rimasta era questa qui, elettronica, e chiuderà il 31 dicembre, i due di 31 gennaio. I due dipendenti erano disperati, un ragazzo di 41 anni che ha il mutuo da pagare, che ha anche fatto un finanziamento per le giostrine dei bambini, perché lui da piccolo era stato abbandonato. Ora, questi sono dei sogni che sono però anche condizionati da un certo modello di consumo. Allora, ora, senza sottovalutare l'importanza del lavoro, forse dobbiamo avere una consapevolezza che potrebbe essere finito l'obiettivo della piena occupazione e quindi il lavoro potrebbe avere significativi tempi liberi. E allora bisogna capire se le attrezzature proprio mentali del Novecento sono ancora idonee. La città ci dice che questo passaggio chiede un nuovo modo di produrre. La prospettiva realistica è l'assunzione di un modo di vivere, forse, e qua è importante secondo me, con meno sprechi, verso un'intelligente essenzialità dei consumi. Questa è una questione culturale. Solidarietà contro egoismo. Che significa una città solidale? Come mettere una diversa qualità dei consumi, non vissuta come una rinuncia, ma con una forma di benessere per se stessi e per il pianeta. Eppure si continuano politiche folli. Io non so se Lino, francamente non ho seguito di recente, si sia mai pronunciato contro i bonus edilizi, ma è un'induzione di consumo e non si può che essere d'accordo prima con Draghi e poi con Giorgetti che mai finanziamento più grande sia stato dato a così pochi per cose così inutili, di cui non c'era bisogno. Non si può spendere un miliardo per una seconda casa in vacanza ad Acciaroli per risparmiare un mese di energia. Quindi cosa fare di quei capannoni, quelli che il mio amico Laino dice gli ex qualcosa? Ce ne sono moltissimi. Si può tentare una rigenerazione virtuosa anche sapendo che ogni costo non può essere coperto dalla spesa pubblica? Oggi dobbiamo ripensare gli spazi liberi da offrire a prezzo a basso costo. Molte città stanno facendo delle politiche della casa, per esempio a Lisbona affittano bed and breakfast vuoti che stanno in crisi e poi li riaffittano a un prezzo un po' più basso a gente, piccole famiglie che hanno bisogno di questioni. Interroga anche la campagna e le aree interne, poi ne parleremo sia con Sargolini che con Fabio Terribile. Noi siamo molto attenti al consumo di suolo, ma forse poco a come lo usiamo, quello che non consumiamo.
Analogamente problemi si aprono sulle politiche energetiche, se ci sono spazi per il terzo settore in attesa di spesa pubblica, e poi il cuore della questione, le politiche locali e il PNRR. Ne abbiamo sentito prima il convegno sui PUC. Beh, insomma, c'è una logica di vecchi progetti tirati, al di là delle grandi infrastrutture, dei grandi vecchi progetti tirati fuori, nuove e vecchie velleità, figlie di una prospettiva di qualche anno fa che potrebbero non trovare le realizzazioni. Questi sono i temi con cui ho più o meno concordato. Scusatemi se sono stato così un po' sintetico. Darei la parola, ho cambiato solo un ordine per Sardolini che interverrà per terzo. Comincerei però nell'ordine così come teniamo scritto, e darei subito la parola a Carlo Alberto Barbieri, che penso che proprio sulla questione casa potrebbe dirci qualcosa. Grazie Fabrizio, saluto gli amici di questa tavola rotonda e tutta la giornata, la poderosa giornata di studi di Napoli che si va a concludere. Mi sentite bene? Ma le domande che pone Fabrizio sono domande molto, come dire, a cui è difficile dare delle risposte. Sono effetti e nessi legati a minacce, ma anche legati ad opportunità, come del resto è uno dei temi della giornata di studi. La domanda di fondo è che cosa può fare la pianificazione, naturalmente domandandoci anche su che pianificazione. Scusate, ma chiudo subito un telefono. Sì, la casa è certamente uno dei diritti alla città, dei diritti sociali della città intesa come civitas e non come urbs soltanto, può essere una cartina di tornasole centrale per una riflessione come quella che suggerisce, che ci chiede Fabrizio. Io però partirei dal PNRR, intanto per sottolineare come il PNRR rappresenti una mai vista disponibilità di risorse pubbliche prevalentemente a debito, quindi un'enorme responsabilità nell'utilizzarle in modo strutturale e non sovrastrutturale pur di spendere, che abbiamo a disposizione. Adesso io mi concentro ovviamente sul caso italiano. È un'enorme massa di risorse pubbliche a debito da spendere in conto capitale, quindi capitale fisso, che sia materiale o un po' immateriale, di fatto è capitale fisso, cioè non c'è un euro o quasi per la gestione di tutte queste risorse, quindi si produce capitale fisso, territoriale, urbano, infrastrutturale anche in senso digitale, si lavora per una transizione ecologica indispensabile, perché il cambio di passaggio di epoca a cui faceva riferimento Fabrizio è un passaggio di epoca che ha al centro l'ambiente in particolare, quindi certamente gli aspetti economico-sociali, ma intrecciati come non mai con il tema ambientale. Allora, se siamo di fronte ad una massa enorme di risorse pubbliche, se non ora, quando avere la capacità di utilizzarle in chiave di riforma e di produzione, forse per la prima volta, di un sistema paese che possa affrontare queste sfide? Ora, se il tema, per esempio, lanciatoci da Fabrizio, è la casa, su 230 miliardi di PNRR e, diciamo, dintorni, l'unica azione, l'unica mission, l'unica progettualità del PNRR in campo è quella dei PINQA. Non c'è altro.
Pinqua che erano partiti pre-PNRR con qualche centinaio di milioni di euro, tanta roba, comunque qualche centinaio di milioni di euro, e adesso siamo arrivati insomma intorno ai 3 miliardi, qualcosa del genere, 2,8, qualcosa del genere. Se la casa è l'emergenza, la chiave di volta di tutta una serie di questioni che si intrecciano, in primis sociali, è troppo poco. E questo conferma un passaggio di Fabrizio che condivido sulla sostanziale assenza di una politica della casa. Cioè, noi sappiamo che da quando è cessato il meccanismo GESCAL, che ha prodotto la possibilità di programmare decennalmente, poi in realtà si è arrivata a 14 anni di programmazione, su fondi certi per una politica della casa, la politica della casa è stata praticata ed è stata programmata, tra l'altro è stato un banco di prova per le nate da poco regioni, non da poco. Nulla di tutto questo. E se i problemi sono quelli sociali, noti ed ignoti che ci attendono, dovuti a disuguaglianze crescenti, a povertà crescente e quant'altro, povertà crescente che deriva da una questione terribile, che è quella del domandarsi che cosa è il futuro del lavoro, no? Perché è il lavoro precario, è il lavoro che produce salari che producono povertà, la prospettiva è quella di dare un reddito di cittadinanza a tutti, cioè il tema è pazzesco da questo punto di vista, e quindi la cosa si intreccia con la necessità di sostenere il lavoro, e se sostenere il lavoro si parla ovviamente di crescita e sviluppo. È difficile sostenere il lavoro puntando soltanto sulla frugalità e sulla, come dire, riduzione o miglioramento dei modi in cui si fanno consumi, no? Quindi il tema è veramente di difficilissimo profilo, perché riguarda una riflessione, insomma, ci vorrebbe un Keynes giovane, ma non basta, perché non è solo con la spesa pubblica, evidentemente, anzi il PNRR è molto keynesiano sotto questo profilo, anzi è una manovra decisamente keynesiana. Ecco, ora rispetto al PNRR proviamo a intrecciare la domanda di Fabrizio: cosa fanno le città e che cosa fa la pianificazione? Beh, città e pianificazione, le città sono semplicemente il recapito di queste risorse. Ma non c'è nel PNRR una politica delle città. C'è una sommatoria di azioni che possono essere ricondotti ad una somma aritmetica che non è una politica, che invece dovrebbe essere una somma geometrica ed esponenziale. Non c'è il territorio nel PNRR, quindi non c'è il telaio, un consapevole, esplicito, intelligibile telaio di organizzazione del territorio che regga e che garantisca affinché queste risorse irripetibili a debito vengano utilizzate nella direzione che producano quegli impatti che tutti auspichiamo, che sono quelli di un paese più resiliente, di un paese che riprende a camminare. Se il PNRR alla fine si pone come unico vero obiettivo, target vero, quello di aumentare il PIL, perché spendere per spendere, pensate all'obbligo del famoso 40% per il Sud, ci sono bandi che non riescono a essere implementati in modo sufficiente per garantire il 40%, quindi si va poi a bandi aperti, si prende qualunque cosa. È chiaro che il PIL cresce, ma è una crescita effimera, una crescita una tantum, non so come dire. Quindi non produce quelle condizioni perché si vada nella direzione di misurarsi con le sfide del cambio di epoca. Ora, e chiudo, la pianificazione in tutto questo
in che posizione si mette, come si attrezza. Beh, la pianificazione in tutto questo è ancora una volta vista più come un inciampo da scavalcare che come una leva, che come un tool formidabile da utilizzare. Il PNRR, per essere messo a terra, ha bisogno di trovare un rapporto con la pianificazione, che in Italia è obbligatoria dal 1967. Poi magari a Ischia c'è ancora un programma di fabbricazione, non lo so, dico una cosa per, anzi mi dispiace dire questa cosa che sto dicendo, ma in tanti comuni italiani, purtroppo del sud, sono ancora i programmi di fabbricazione, che vuol dire un programma per fabbricare, attenzione, viene concepito così il programma di fabbricazione, non per pianificare, per organizzare. La pianificazione è considerata un problema possibilmente in deroga da scavalcare nel PNRR. Semplificazione, deroghe, molti invocano il modello Ponte Morandi. Invece la pianificazione dovrebbe essere quel telaio che garantisce la possibilità di utilizzare al meglio non soltanto i fondi che ci sono nei cassetti, i fondi di progettazione nei cassetti, ma per indirizzare queste risorse rispetto alle azioni e alle, diciamo, ai tipi di programmi, di progetti che sono inclusi nel PNRR, quelli più rivolti al territorio e alla città, naturalmente. È chiaro che se la pianificazione, e chiudo su questo, è quella che di fronte a qualunque tentativo di innovazione si trova uno Stato che impugna le leggi regionali perché non corrispondono ai principi fondamentali che non ha mai delineato, che non ha mai legiferato su una materia concorrente, e quindi si utilizzano come criteri per valutare le innovazioni la legge 1150 del 42, la legge Ponte e l'ottimo decreto sugli standard, che però è del 1968, e i piani paesaggistici invocati come totem, perché essendoci la tutela, lo Stato dice chiunque si avvicina e dice qualche cosa non si può fare, non resta che andare in deroga, perché i piani sono piani sostanzialmente figli del piano regolatore del 42 e figli del piano regolatore obbligatorio del 67. E quindi sono piani tutti conformativi, per cui le compatibilità urbanistiche delle progettualità, non potendo essere identiche a piani che non le prevedevano, cioè o si scavalcano i piani oppure non funziona. E quindi, e chiudo davvero su questo, l'INU, l'istituto, io stesso, con alcuni, tra l'altro in particolare di chi sta partecipando a questa rotonda, penso al nostro presidente, a Patrizia, e ad altri, Giuseppe, eccetera, abbiamo lavorato per il nostro 31esimo congresso che si è appena svolto a Bologna sulla parola d'ordine, se non ora quando, una legge di principi fondamentali, di regole generali per il territorio, perché se il PNRR nelle 63 riforme legislative che si è impegnato a fare nei confronti dell'Europa sono milestones senza i quali non arrivano i soldi, non è riuscito a immaginare una legge di accompagnamento, di abilitazione in qualche modo al PNRR come una legge di principi fondamentali che costituisca, come dire, un riferimento che abbia un senso e che dia un senso a migliori leggi regionali sulla pianificazione. Oggi abbiamo un coacervo eclettico di leggi regionali che abbiamo visto che alla fine costituisce un limite, ma tanto la soluzione dietro l'angolo, si va in deroga. Ecco, mi fermo qui. Il tema è colossale. Come istituto noi proviamo ad afferrarlo, ad affrontarlo dalla pianificazione. Non perché siamo appassionati di leggi, ma perché è fondamentale poter capire in che modo si innova la pianificazione. Non può essere l'estemporanea idea avanzata di una regione, di un gruppo, di un territorio, ma deve essere, come dire, una cosa del sistema paese. Va bene, grazie Lallo. Scusa, io
Non sono stato bravissimo, ti sei preso 2 minuti di più, va benissimo, recupereremo. No, scusa. Non mi hai fermato, io vado avanti. Ma ho messo la cassetta da 20 minuti. D'altra parte, quando si dicono le cose interessanti, poi non è che si può troppo... Però forse ci hanno dato anche qualche sforamento. Ricordo solo per chi, magari non giusto per dovere di conduzione, che l'allo... Carlo Alberto Barbieri è vicepresidente dell'INU e professore urbanistica al Politecnico di Torino. La parola a Giuseppe De Luca, professore urbanista dell'Università di Firenze, che so che su questi temi ha qualche... abbiamo conversato ieri, quindi ci dirà qualcosa. Se riusciamo a stare un po' meno dei 10 minuti, può darsi che dopo riusciamo a fare pure qualche battuta tra di noi, qualcuno può replicare. Va bene. E lo farò, grazie davvero e grazie per avermi invitato. Chiedo scusa, non sono potuto venire a Napoli per un motivo organizzativo, ma vabbè. Allora, io, come dire, faccio una riflessione un po' più interna all'INU, perché queste preoccupazioni in realtà noi le abbiamo in qualche modo coltivate. E intorno a questa coltivazione è nata anche una riflessione un po' più consistente che in parte ha toccato ora Carlo Alberto. Io voglio ricordare per esempio 2 giornate di studi, una del 2011 che aveva il tema La città senza petrolio, l'altra del 2012 che aveva un tema molto più ampio, il titolo era La città sobria. Queste 2 giornate, come dire, hanno in qualche modo fortemente influenzato quello che è stato, secondo me, uno dei congressi dell'INU più interessanti e più consistenti che noi abbiamo avuto sotto forma di prospezione, del congresso del 2016, che non a caso era intitolato Progetto Paese, cioè un congresso che aveva dentro il suo ventre di riflessione gli adattamenti climatici e sociali, le innovazioni tecnologiche, le nuove geografie istituzionali. Perché interseco questi 3 momenti dell'INU? Perché questi 3 momenti dell'INU, a mio modo di vedere, fanno parte di un unico filone, che era quello che Fabrizio richiamava poc'anzi, e che erano pervasi da una preoccupazione che si intendeva comunque, secondo me, transitoria, come dei momenti perturbanti in un profilo di modello sociale europeo in qualche modo dichiarato o stabile o tendenzialmente, come dire, robusto. E io ricordo che il modello sociale europeo è fatto di almeno 3 passaggi fondamentali. Lo Stato sociale come elevata protezione e soprattutto diritti di cittadinanza, le buone condizioni di lavoro in un trend di crescita economica in qualche modo di natura cumulativa, seppur nel cambiamento delle trasformazioni tecnologiche e nelle innovazioni anche da un punto di vista del prodotto, e il buon tenore di vita in qualche modo cercando di diminuire per quanto possibile le differenze sociali anche attraverso redditi aggiuntivi. Vi tengo a precisare, come voi sapete altrettanto bene quanto me, che le uniche 2 nazioni che fino a 2 anni e mezzo fa non avevano nessuna protezione sociale in termini di reddito erano l'Italia e la Grecia. Tutti gli altri l'avevano. L'Italia poi ha messo in piedi questo benedetto reddito di cittadinanza con tutti i problemi che ne sono derivati, soprattutto di natura di incertezza. Allora, in questo scenario, secondo me, è uno scenario di incertezza, la crisi o comunque le riflessioni prospettiche sono state sempre circoscritte nell'imprevisto, cioè in quella che si presentava come una sorta di deviazione valoriale rispetto ad una traiettoria che in qualche modo era tracciata. E noi abbiamo sempre fatto un lavoro di richiesta di nuova pianificazione rispetto a modelli sociali e stabili, aggiornando i sistemi di pianificazione che avevamo. L'ultimo congresso in un certo qual modo lo ha ancora certificato. E da qui abbiamo sempre avuto una prospezione di natura adattiva, a mio modo di vedere. C'è una sorta di comportamento che per successivi aggiustamenti, soprattutto progressivi,
dava, come dire, ai nostri strumenti, alle nostre riflessioni, alle nostre profilazioni anche, una vera e propria, come dire, aggiustamento temporaneo, no? Seppur andando girovagando a destra e a sinistra, ma insomma noi avevamo una prospezione che era quella della performance adattiva in contesti organizzativi complessi, dove l'integrazione era sempre stata, era il nesso dentro il quale noi definivamo alcune politiche, soprattutto politiche di piano, ma anche politiche della casa. Ora, tutto questo secondo me è crollato dopo la pandemia in maniera, come dire, debole, sta crollando in maniera radicale nella guerra attuale, perché secondo me le condizioni geopolitiche saranno visibili appena in qualche modo questo conflitto finirà, che è un conflitto europeo, è un conflitto dentro il ventre europeo, seppur guerreggiato magari guardando da parte nostra alla finestra, ma sta cambiando le traiettorie, cambierà sicuramente il modello sociale europeo, cambierà anche il modello di riferimento per quanto riguarda l'uso delle risorse, il concetto della scarsità, il concetto degli scarti e il concetto di come ritornano gli scarti in una prospettiva di rilancio economico va, secondo me, e si proietta proprio in quella riflessione che io citavo poc'anzi. Non ti si sente. Vi chiedo scusa, ho toccato involontariamente il computer. Va in quella prospettiva della città sobria che noi avevamo indicato come traiettoria di riferimento. Detto questo, a mio modo di vedere, noi siamo tentati a navigare in un mare aperto di un'incertezza globale, dove probabilmente le risorse che noi abbiamo sono risorse comunque deboli, sono risorse comunque finibili, sono risorse comunque che non ci permettono di poter costruire degli scenari di riferimento di lungo periodo. Che tipo di prospettive possiamo avere? Penso che l'unica prospettiva può essere quella di Sabel, di una sorta di sperimentalismo democratico dal basso per test di avanzamento e ritorno indietro. E il fatto stesso che il PNRR è costruito esattamente con questa prospezione. Nel chiudere una sessione, e poc'anzi Mimmo Moccia diceva che il PNRR è lo spettro del paese. Un paese dove non c'è Stato ma c'è localismo, dove ci sono prospezioni locali vivaci e assenza di coordinamento. Ecco, secondo me una delle caratteristiche di interrogazione che noi dobbiamo farci è che tipo di modello sociale riusciamo a vedere e possiamo avere in una situazione di incertezza e di debolezza globale, avendo alle spalle un patrimonio edilizio, un patrimonio capitalizzato enorme, e l'impossibilità di avere in un certo qual modo una quantità di patrimonio fisico, di famiglie, di persone che non siano solo quelle della migrazione, che possa in un certo qual modo rispondere a questo problema. Il secondo, e chiudo qui, è che abbiamo una dualità di territori. C'è la città, l'abbiamo definito anche nell'Ino, la città dell'Appennino, no? Debole, semivuota, ricca di patrimonio paesaggistico, ricca di storia, ricca anche di cultura, che è debolissima perché è anche attaccata da elementi naturali. E delle città densificate, vuote, anche loro fortemente attaccate però da uno sviluppo legato al B&B, che generano processi in un certo qual modo moltiplicativi di espulsione di popolazione stabile in funzione di popolazione temporanea. Allora, in questi tre temi fondamentali, secondo me l'incertezza non solo prospera, ma forse dovremmo completamente cambiare regimi, il regime di profilazione, il regime di individuazione di idee, e soprattutto forse dobbiamo abbandonare velocemente quello che sono per noi i piani e metterli insieme piani nel senso i piani della tradizione, no? E attivare forse dei piani completamente esplorativi legati a occasioni e a test. Spero di essere stato molto corto,
Bravissimo. Troppe cose insieme e vi chiedo scusa. Grazie, no, della bravissimo. Mia assenza lì. Grazie Giuseppe, mi sembra una riflessione utile. Prima riflettevo tra noi vecchi, più vecchi, che quando ero ragazzetto c'era il famoso progetto 80 di Giolitti, ci fu un notevolissimo dibattito sulle proiezioni territoriali del progetto 80, forse una discussione sulle proiezioni territoriali del PNRR che mi pare sollecitata dagli ultimi interventi avrebbe senso. Ora do la parola a Massimo Sargolini perché, invertendo l'ordine dei fattori, perché mi ha annunciato che dovrà andare via un po' prima, credo che con lui andiamo nel cuore di un altro aspetto. Lui si occupa molto in questo, parte la sua vastissima esperienza nella pianificazione dei parchi e delle aree protette, ma anche in particolare nel rapporto PNR parchi e aree protette. Mi piacerebbe sapere in questo incrocio come si risponde a questa drammatica domanda, se è così che ho posto all'inizio, di cambiamento di paradigmi. Grazie dell'invito, grazie di questa anticipazione che avevo chiesto, perché alle 7:00 mi cacciano da quest'aula, quindi io purtroppo poi vi seguo in macchina dal cellulare ma riesco male a parlare. Io brevemente volevo dirvi questo. Io penso, cerco di essere proprio telegrafico, che se si arriva a dei momenti di cambio, capitale, di cambio totale e di trasformazione come quello che abbiamo di fronte, che si paventa sullo sfondo, ma che ancora non si concretizza in gesti concreti progettuali, se si arriva a momenti come questi, anche dettati da emergenze, senza una chiara visione di governo del territorio, come siamo noi arrivati, allora ecco che dico a Carlo, a Lallo, a Alberto, caro Alberto Barbieri, che la pianificazione non può che essere un inciampo da scavalcare, piuttosto che uno strumento da utilizzare. Ma per il semplice fatto, Lallo, che lo strumento non c'è. Questo io ho notato nell'esperienza drammatica che ho vissuto per il centro Italia, affiancando il commissario nel lavoro PNRR-PNC per le quattro regioni Marche, Umbria, Lazio. Io ho avuto la sensazione che la pianificazione non ci fosse. Io non so se Ischia ha solo programmi di fabbricazione, come tu dici, probabilmente, ma è poco importante. Però non c'è uno sguardo, una visione larga che permette con facilità e con i giusti adeguamenti di incasellare quanto è provenuto dal PNRR e quanto in modo doppio nell'area dove il caso studio che io vi sto proponendo, quello del centro Italia, dove si sovrapponevano fondi del PNRR più fondi complementari legati a quest'area più la ricostruzione dall'evento sismico che tutti sapete. Ecco, in quest'area qui si è toccato in modo concreto la mancanza di pianificazione. Si ricorderanno tutti i nostri amici presenti che una volta arrivai, oramai 2016 circa, appena mi chiamò il primo commissario Errani, arrivai a raccontare al consiglio dell'INU riunito che c'era bisogno di un'attenzione su quest'area, perché avevo la sensazione che si agisse senza un quadro di fondo e senza una possibilità di fondo di mettere a coerenza fondi, ricchezze a disposizione e risorse importanti. E questo purtroppo nei 6 anni che ne sono seguiti e che io ho seguito sempre con molta attenzione e che sono legati quindi a quelle aree fragili cui faceva riferimento prima Fabrizio Mangani, cioè quelle aree quindi che definiamo rapidamente aree interne, ma chiamatele come volete, ma sono aree remote, celate, lontane dai grandi sistemi, diciamo, delle trasformazioni, dalle grandi linee della velocità. E ecco, lì tutto questo si accentua, e lì anche le disuguaglianze, le
fragilità sociali si accentuano e la risposta è più lenta. E quindi in una situazione, un caso studio come quello che vi sto raccontando del centro Italia, è evidente che c'è stato e c'è ancora per certi versi un rischio latente di una perdita di una parte dell'Appennino, una distruzione di comunità, di radici, di sensi identità, di legami coi territori per i motivi che potete immaginare. Ecco, allora l'unico segnale di attenzione che abbiamo visto in passato, no, che è stato un segnale ideologico e che non è andato oltre lo slogan, cioè immaginate il ragionamento sul consumo di suolo, no? Con numeri, con cifre, ed è verissimo quello che ha detto Fabrizio Mangoni, cioè al consumo di suolo abbiamo dato attenzione, ma non altrettanta attenzione a come usiamo quella parte di suolo che consumiamo, se lo sentito bene, perché avevo un audio cattivo quando l'ha detto. Ma scusa Massimo, anche il, cioè noi pensiamo, vabbè, se cementi, ma se noi non regoliamo nel nostro urbanistica l'area agricola, quello che si fa nell'area, noi perdiamo fertilità. Avevo capito bene, esatto. Mi sembrava molto geniale la tua sintesi con quel sillogismo contrario. No? E quindi l'ho voluto ripetere, perfetto. Bene. È proprio così. Quindi non è solo una guerra a tentare di usare meno suolo possibile, ma quello che dove dobbiamo riversare l'attenzione, perché su quello si fanno le crociate, ci sono i movimenti ideologici, c'è anche l'ambientalismo più largo, lo sa fare anche meglio di noi, eccetera. No, io dico che l'attenzione invece è su come si usa quello che si può usare su quello che è già consumato. Su questo non abbiamo, secondo me, riversato abbastanza attenzione. Questa debolezza, questa carenza, questa lacuna non si risolve in emergenza, Lallo. Questo tu lo sai, non è che te lo devo dire, però io ci siamo incontrati più volte quando mi dicevi non si parla di rigenerazione, ma non è rigenerazione. Cioè, quando si agisce in emergenza, l'hai detto te, è verissimo che l'ho detto, si agisce solo cercando di fare rapidamente, saltare tutto quello che è di ostacolo, evitare inciampi, ma tutto invece deve essere pronto, prima, in tempi di pace. Io lavoro molto in Olanda, in Germania e in Spagna. Anche la Spagna, che è arrivata più tardi a alcune definizioni di pianificazione strategica in tempi di pace, secondo me è arrivata molto più preparata di noi su questi, per poter incasellare all'interno di un quadro, di una visione strategica che avevano e che avevano codificato importanti interventi. Noi abbiamo rischiato molto spesso di mettere a sistema la lista della spesa. La lista della spesa non porta a niente, o meglio, quel numero imponente di miliardi che avete ricordato non si può risolvere con la lista della spesa. La somma aritmetica, certo, non risolvi con la somma aritmetica. Quindi, e mi avvio anche verso la chiusura perché siamo molto tardi, voglio dire questo. Noi in quell'esperienza che Fabrizio mi invita a ricordare, ho visto in modo, ho tastato, ho toccato con le mie mani, ho sofferto perché ho dovuto lavorare su 912 progetti in cui si doveva dire se erano coerenti con la visione che erano all'interno del PNRR, ma senza un quadro di riferimento, senza una visione strategica, senza un piano. Abbiamo parlato di programma unitario di rigenerazione urbana, inventandocelo insieme ai comuni da un giorno all'altro. Questo è avvenuto. In altri paesi d'Europa non è avvenuto questo. Ecco, questo io voglio che sia molto chiaro. Tant'è che io mi sono preso del tempo per studiare e capire come in tempo di pace altri paesi d'Europa e d'oltreoceano lavorano su questi temi. Ho incontrato università molte americane con cui lavoro, cito solo uno, il Garrick Institute for Risk Science, che ci racconta, e c'è un convegno ad Ascoli proprio dopodomani perché vengono i nostri amici americani, come c'è uno strumento di supporto al governo in tempo di pace per prepararsi agli eventi. Chiaramente loro aspettano, in California aspettano un evento che fa tremare le vene ai polsi, ma non pensate che quello d'Italia centrale sia stato minore
per la capacità che può avere di devastare comunità, territori senza entità e senso anche di città, perché quello che si sta ricostruendo potrebbe anche far perdere il senso di città. Quindi California si è attrezzata in quel modo, il Giappone che sembra anche molto più sciolto nel senso che demoliamo e ricostruiamo, ma non è vero, perché ha comunque un quadro complessivo. Io ho lavorato molto in questo senso, rapporto all'Università di Toyo, e non è vero che è così sciolto nelle operazioni e così libero. Anche lì si incardina in un sistema di una visione complessiva. È chiaro che la situazione italiana è molto più articolata, molto complessa, fatta di sovrapposizioni nei tempi di tante cose. Ecco, però la Francia non è da meno, eppure ha reagito in modo più preparato. La Germania, abbiamo visto delle cose molto importanti, dove c'è una protezione civile che si spacchetta in tempo di pace e diventa altra cosa, diventa quasi uno strumento come Casa Italia si immaginava potesse essere in Italia, nel bene e nel male. In Olanda c'è una doppia figura: chi pensa al governo, a come studiare e prepararsi, e chi pensa all'emergenza. Noi abbiamo tentato di gestire con l'emergenza questioni dell'ordinarietà. Questo è avvenuto e questo non può essere mai. Abbiamo fatto, secondo me, miracoli grazie anche alla presenza, lo dico in un momento anche importante, secondo me, di un commissario che è Giovanni Legnini, che comunque è stato sempre molto lucido, molto capace di andare oltre l'emergenza. Che adesso è Ischia. Adesso a Ischia, sì. Chiudo dicendo che, questa è una battuta solo, ho letto solo ora il titolo, mentre sto parlando ho letto il titolo Oltre il futuro, emergenze, rischi e sfide, transizione e opportunità. Ecco, io vi voglio dire, guardate, per poter prendere, apprendere e fare qualcosa che ci possa servire, non andiamo oltre il futuro. Io mi aggancerei proprio a Sant'Agostino. Guardiamo il presente, guardiamo tutto quanto ci sta accadendo. Basta quello! Se noi sapessimo aggredire, affrontare in modo sapiente il presente, è già tanto. Non dobbiamo, oltre il futuro ci sono andati gli Aurelio Peccei nel 72, quindi esattamente 50 anni fa il club di Roma si può dire che è stato un pioniere. Noi neanche ci abbiamo questo compito di essere pionieri, abbiamo il compito di guardare con attenzione il presente e da qui ripartire per poter immaginare una nuova forma, un nuovo sistema di governo di suolo e di governo di territorio che sia capace di affrontare temi che a noi sembravano finora specialistici: emergenza, transizione ecologica, cambiamenti climatici, attenzione nella ordinarietà. Grazie mille Massimo. Ricordo che è professore di urbanistica all'Università di Camerino e adesso è molto importante anche questo tuo appello a Sant'Agostiniano, diciamo così. Adesso la parola va a Patrizia Gabellini, professoressa di urbanistica all'Università Politecnico di Milano. Sempre sotto i 10 minuti, però non c'è qualche... Sì, ecco. Mi sentite? Ok. Sì. Grazie. Allora, abbiamo pochi minuti, perché siamo ancora in tanti, e le tavole rotonde, secondo me, sono i formati più difficili che esistano. Io non sono brava nelle tavole rotonde, cercherò di cavarmela in questi pochi minuti dicendo soprattutto delle parole chiave di quello che mi sollecitano le domande di Maurizio Mangoni, ma tenendo conto di quello che abbiamo sentito da questa mattina, perché non posso... Fabrizio, giusto per precisione. Sì, scusami. Non ti preoccupare, è un gioco. Vai. Sono vecchia e stanca. Tu ci hai posto due questioni, una relativa a come ci muoviamo in un cambiamento che ha le dimensioni metamorfiche che hai ricordato, l'altra invece domande che vanno molto sul concreto dei problemi e dei conflitti che chi fa urbanistica incontra. Allora, Io ho fatto i seguenti ragionamenti: che siamo soli e disorientati.
Quindi la difficoltà a risponderti è, a mio avviso, legata a queste due, a questa condizione che adesso, sempre in modo molto, in modo lapidario, cerco di motivare. Soli perché siamo senza una committenza, nessuno ci interroga. Il PNRR, che è quella grande occasione che tutti noi sottolineiamo, non fa i conti col territorio, non fa i conti con noi. Nessuno sente l'esigenza di fare i conti con gli urbanisti. Non siamo ritenuti utili. Allora, il fatto che ricordiamo il progetto 80, secondo me, ha qualche significato. Allora fu un tentativo, che è andato, come tutti sappiamo, però che veniva da Ministero e che chiedeva e che cercava la, una relazione con la programmazione. Infatti erano le proiezioni territoriali. Quindi c'era una domanda che è andata poi come è andata. Però noi oggi soffriamo di questo, per cui siamo soli. E questo, quando ci si è soli, inevitabilmente ci si interroga in maniera più o meno esplicita su che cosa possiamo fare. E qui arriva il disorientamento che dicevo. Disorientamento perché, questo mi è parso evidente, non condividiamo il nocciolo del problema e quindi non riusciamo come... campo disciplinare, non diciamo area, come campo disciplinare di coloro che ormai si riconoscono come urbanisti, quale sia la questione attorno alla quale definire una, anche una propria deontologia, una propria, dico deontologia e non dico valori volutamente, perché noi siamo... siamo dei tecnici e quindi per noi l'espressione di valori passa attraverso una deontologia. Quindi questo, è, questo determina un disorientamento. E che cosa sta succedendo? Questo l'abbiamo visto in questa giornata densissima di lavori. Quello che accade è una, un investimento raffinato sulla sulle teorie, sulla teorizzazione. I contributi dei nostri colleghi stranieri sono stati da questo punto di vista delle vere e proprie lezioni che rasentano il filosofico, le teorie ci stanno portando su questo, oppure le buone intenzioni, e questo è un modo di affrontare il disorientamento. Un altro modo che a me sembra di riconoscere che va forte è quello di cambiamento. Allora applichiamoci a conoscerlo, la tecnologia ci aiuta e allora le conoscenze con tutto il loro portato anche di revival potente di una razionalità che le teorie per esempio dicono di deporre. Terza linea di, che ai miei occhi si è affermata è quella degli interventi micro, tattici, presumibilmente condivisibili, perché è più facile, poi in realtà sono conflitti enormi, ma insomma, quindi abbiamo fondamentalmente dei vuoti in tutto ciò, nel senso che non ci confrontiamo più, questo mi sembra, qui vado, non ci confrontiamo più con alcuni, almeno due grandi questioni che abbiamo, che sono all'origine della ragion d'essere di questo campo di pratiche, e che lo spazio, perché se qualche cosa gli urbanisti hanno sempre fatto più o meno bene, è stato quello di essere, di cercare di sperimentare e di definire un modo ragionevole per individuare gli elementi che tengono insieme lo spazio abitato. Questa cosa, secondo me, è sparita dal radar.
sono drastica perché ho 2 minuti ancora, se non sbaglio, l'orologio, se non sbaglio, ho solo 2 minuti. Quindi una serie di lezioni su come il grande cambiamento con quello che ci troviamo e che riduciamo, a mio modo di vedere, riduciamo ad una questione di consumo di suolo, ma questa è la realtà che noi abbiamo davanti, non ci interroghiamo per davvero su che cosa può voler dire aggiustare, rimediare, rendere meglio abitabile lo spazio che ci siamo dati e se non lo facciamo noi, chi lo fa? Non lo so, nessun altro. Quindi questo è il deserto, l'altro è il rapporto con l'istituzione e con la politica. Non ci stiamo, a mio avviso, come dico, sono drastica, a mio avviso non ci stiamo interrogando per davvero su che cosa vogliamo, su come ci vogliamo rapportare con le istituzioni sgangherate, sgangherate di questo paese. E quindi quando Sergolini ci dice quello che ci ha detto, dico però noi operiamo qua e forse e poi forse vediamo gli altri, è sempre più bella e più verde l'erba del vicino, lo sappiamo benissimo. Ma non ci stiamo interrogando per davvero come rapportarci con un sistema di istituzioni barcollanti, pericolosamente barcollanti come quelle che abbiamo in questo paese, e non ci stiamo interrogando su quale sia il nostro rapporto con la politica, con la costruzione delle scelte politiche, perché quando c'è un grande cambiamento, una situazione così difficile, straordinariamente difficile, bisogna decidere come ci si posiziona, qual è lo spazio che si occupa, dove possiamo dire qualcosa di sensato e di utile, altrimenti è meglio sciogliersi nel movimento cosiddetto. Ok. Scusatemi. Grazie, è stata bravissima. Credo che questa scelta del ritorno allo spazio è una riflessione su che significa uno spazio solidale, cioè tra solidarietà e egoismo. Qual è un progetto spaziale solidale? Interroga profondamente il nostro, la parte più intima, se vuoi, del nostro mestiere. Michele Italia, credo che debba anche lui, subisce il ritardo, e quindi do la parola al presidente dell'INU. Mi sarebbe piaciuto al finale, ma va bene adesso, poi ci sarà, vi garantisco, un interessante finale perché so che cosa diranno gli ultimi interlocutori. Michele. Sì, grazie Fabrizio di avermi dato la parola, anche perché la discussione sta assumendo una piega che evidenzia con chiarezza la difficoltà di concludere un ragionamento così ampio, certo, così impegnativo e così in qualche modo complesso. Io perlomeno non ne sono capace, ma temo che questa incapacità riguardi più in generale non solo la disciplina, questo sarebbe tutto sommato il male minore, ma l'insieme delle classi dirigenti, la politica. Michele, se parli più vicino al microfono, scusa, così. Tutte le questioni che abbiamo di fronte. E tu hai posto una serie di quesiti davvero drammatici, di fronte ai quali io sono sicuro che un buon urbanista con una certa fortuna alle spalle può risolvere il problema del capannone che tu hai visitato recentemente. Ma capire dove va la crisi del lavoro, la crisi dell'ambiente, il cambiamento climatico, gli effetti della guerra in Ucraina, oggi determina quello spaesamento, in qualche modo una perdita di controllo sul futuro che in realtà ci rende, come diceva adesso Patrizia, in realtà soli e senza e disarmati. Che cosa possiamo fare di fronte a una situazione di questo tipo? Sergolini in qualche modo diceva di fare a meno del futuro, di concentrarsi sul presente. Ma io credo che l'urbanistica, penso anche la politica, in assenza di una percezione del cambiamento, non è in grado di capire quello che sta avvenendo oggi. Quindi
presente, soprattutto in un periodo di così drammatico cambiamento, non è analizzabile senza esercitare, con tutti i rischi del caso, la professione della previsione, che è una professione che sta al centro del nostro mestiere e di cui probabilmente non possiamo fare a meno. Di fronte a una situazione di questo tipo, credo che dobbiamo fare un esercizio al tempo stesso di modestia e anche di ambizione. Di modestia, comprendendo abbastanza bene che la pianificazione al momento può contribuire a definire un framework all'interno dei quali gli interrogativi che Fabrizio ci ha posto all'inizio possono trovare qualche forma di razionalizzazione. Ma non siamo noi da soli a dare queste risposte. Rifkin ci parlava già da una ventina d'anni della fine del lavoro, siamo ancora qui a parlarne e nessuno ha trovato delle soluzioni a questo problema. Sul cambiamento climatico non abbiamo fatto molti passi in avanti e sulle altre grandi questioni che affollano l'agenda del pianificatore siamo ancora all'inizio. Dobbiamo quindi, e qui passo naturalmente all'ambizione che pure dobbiamo mettere in campo se vogliamo fronteggiare questioni di questo rilievo, abbiamo la necessità di mettere a disposizione tutte le competenze, non tanto per risolvere i problemi, non ne siamo capaci al momento, ma per mettere in evidenza i costi che un'assenza di risposte su questi temi può comportare per il Paese in tempi molto lunghi. Non è quindi il presente che costituisce la minaccia, ma quel futuro la cui perdita di controllo è evidente a noi anche senza aver seguito la giornata di importanti contributi che oggi si sono succeduti su questo tema. Quindi, tema che poneva, di nuovo faccio riferimento a quanto ci diceva Sargolini, Massimo, è vero, le aree del terremoto non hanno avuto la possibilità di basarsi su strumenti di pianificazione. Ma anche la protezione civile che è intervenuta per oltre 10 anni in quei territori ha fronteggiato questioni di questa natura con incertezza, incapacità, insicurezza e assenza di risposte concrete. E questo in un paese che ha un territorio a rischio straordinariamente esteso, in cui il problema del terremoto non è certo un problema inedito e al quale continuiamo a dare risposte sempre diverse e sempre inadeguate. Quindi utilizzo il tema del terremoto non perché sia l'unico a cercare delle risposte, ma per dire che la pianificazione anche in questo campo ha l'obiettivo primario, anche se certamente non unico, di evidenziare quali sono i problemi, di allontanare dalla riflessione una previsione di futuro, offrire alla ricostruzione delle risposte parziali, frammentarie, localistiche e soprattutto non interrogarsi sulla distanza sempre crescente tra ricostruzione fisica, edilizia e rinascita delle aree che sono state investite da un terremoto. Da questo punto di vista, quindi, l'analisi del futuro va sicuramente messa al centro della nostra riflessione, anche perché non è solo un problema tecnico interrogarsi sul futuro, è in qualche modo un contributo alla nostra identità. Michele, devi parlare proprio dentro il microfono. Alla nostra identità di cittadini, che in qualche modo si distingue mai come in questo momento tra progressisti e reazionari, tra persone che vogliono fare a meno di questo confronto con quello che avverrà in un prossimo futuro e chi invece ha bisogno di assecondare, affiancare questa esigenza di cambiamento. Da questo punto di vista credo che il tema che abbiamo al centro ci pone delle questioni, come dicevo, di affiancamento delle istituzioni per quanto riguarda
la lettura delle trasformazioni in corso, ma anche di aggiornamento della nostra capacità di intervento. Perché i temi che prima Fabrizio elencava, il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e territoriale, la risposta al cambiamento climatico, trovano inadeguate le nostre risposte del passato e richiedono investimenti importanti nel futuro della nostra disciplina. Certo, non basta il nostro compito, qui parlo come presidente dell'INU che ha dedicato l'ultimo congresso alla proposta di una riforma del governo del territorio. Non basta riformare il quadro normativo, ma sicuramente se noi riusciamo a mettere al centro un nuovo sistema di governo del territorio, temi che ancora sono in cerca di una nuova definizione, quelli che prima ho elencato, e quindi il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana, la fiscalità, è possibile che la disciplina urbanistica possa riconquistare una credibilità che ha perduto negli anni passati, che rischia di perdere se non riusciremo a lavorare insieme alle comunità, alle istituzioni, alla risposta a quei grandi interrogativi che prima Fabrizio ha passato in rassegna. Grazie. Grazie Michele. Allora, darei ora la parola a Claudio Mattogno perché probabilmente, per quello che so e che fa, reagirà anche un po' alle cose dette da Patrizia Gabellini e con questa idea della cura, dell'attenzione alla qualità del progetto, diciamo così. Allora, io penso che c'è sempre un vantaggio ad intervenire alla fine, che tutte le cose intelligenti sono state già dette, quindi io, diciamo, faccio presto. A Napoli si dice non ti gettare giù, che nessuno ti tira su. Vedo anche davanti a me delle facce stanche, è stata una giornata piuttosto densa, abbiamo avuto un sacco di argomenti da trattare, abbiamo affrontato tanti punti di vista e in effetti credo che la disciplina mai come ora si trova a confrontarsi su situazioni veramente esplosive per certi punti di vista, incerte, che ci disorientano, che non lo so, rispetto alle quali non abbiamo delle certezze da offrire. Però forse è così, nel senso non dobbiamo per forza offrire delle certezze, ma dovremmo offrire, diciamo, dei saperi esperti un po' più consapevoli. Allora io vorrei un po' sovvertire i discorsi fatti fino ad ora, vorrei, diciamo, sovvertire un po' le gerarchie date e vorrei dire che secondo me in tutte le domande che sono state poste oggi, in tutti questi discorsi che sono stati fatti, manca qualcosa. Secondo me nella pianificazione manca una visione di genere. Cioè noi siamo, come diceva Patrizia, parliamo di spazio. Lo spazio ci sono i nostri corpi, non diamo abbastanza atto, siamo dei corpi sessuati che hanno una fisicità. Ecco, forse la disciplina dovrebbe interrogarsi un po' di più su questi aspetti, partire dalle esigenze delle persone, del quotidiano, delle differenze. E io penso che delle posizioni che noi dobbiamo dare partono anche dal nostro essere. Allora io come donna che ho insegnato, che mi sono sempre occupata, diciamo, di progettazione urbanistica, che ho a che fare con una trasformazione dello spazio fisico, voglio partire da queste esigenze e penso che la pianificazione italiana, le nostre amministrazioni, molti nostri colleghi non hanno mai abbastanza riflettuto su questo aspetto della presenza, del contributo delle donne alla pianificazione e alle trasformazioni dello spazio. Noi abbiamo bisogno oggi di altre narrazioni, abbiamo bisogno di riscoprire delle genealogie di genere, vogliamo creare, e la stiamo costruendo, quella che chiamiamo Air Story, in confronto a un altro tipo di storia che ha avuto altri tipi di narrazione. Non siamo solo clienti, non siamo solo utenti, siamo protagoniste di questo spazio. Penso che questo sia, diciamo, un aspetto sul quale riflettere, del quale non ho visto parola né nei programmi dei politici né nel programma del PNRR.
nel quale si fa fatica ad accettare ancora il cambiamento culturale, tant'è vero che anche dirsi semplicemente architetta è ancora guardato un po' con diffidenza. Ecco, che significa essere un'architetta? E per me significa tante cose. Significa attingere a una sapienza, diciamo, del femminile e femminista per applicarla al territorio. Significa parlare in termini di cura, prendiamoci cura dello spazio che abitiamo, cerchiamo di coniugare i nostri saperi esperti con una responsabilità condivisa, cerchiamo di superare questa logica individualista, e la cura ci consente di occuparci dell'altro, del mondo che abbiamo davanti, del mondo che abitiamo, e se ragioniamo in questa ottica forse possiamo occuparci di più di questi problemi, non soltanto in una logica di emergenza. Io penso che sono le 7:05 e questo discorso ci potrebbe portare lontano, quindi passo volentieri la parola alla, non so se sono l'ultima effettivamente, se c'è qualcuno, forse Fabrizio vuol dire qualcosa. Sì. Allora, adesso la parola va a Fabrizio. Posso fare una battuta a Claudia? Vai. Vorrei ricordare che il premio della letteratura urbanistica di quest'anno ha premiato solo autrici al femminile, quindi questo è sicuramente una scelta in controtendenza rispetto alla... Allora, gli dico qualcosa anch'io che non avevo dimenticato. Mi ha fatto molto piacere vedere che oggi la sessione è cominciata con due autorevoli urbaniste, e quindi di questo sono molto contenta. E poi noto che comunque c'è un linguaggio femminista che serpeggia nell'urbanistica, a parte da Renzo Piano che parlava di rammagliare, ricucire e quant'altro. Ma Lallo Barbieri ben due volte ha detto "se non ora quando". Allora vi ricordo che "se non ora quando" è stato uno slogan delle piazze delle donne. Va bene, allora ringrazio. L'ho detto apposta. Ringrazio Claudia Mattogno, professoressa di urbanistica all'Università di Roma, l'architettrice, potrei dire, citando un famoso libro che ci libera dalla questione architetto-architetta. Adesso la parola va a Fabio Terribile. Con Fabio Terribile è professore di agraria all'Università di Napoli, è un pedologo importante, si occupa di suolo, ha fondato ed ha diretto un istituto importante dell'università. Su questo con lui ho condiviso un'esperienza straordinaria che vorrei comunicarvi. Abbiamo fatto insieme il Museo del Suolo di Pertosa. Ce n'è uno a Washington e uno a Pertosa. Poi ci sono delle sezioni nei musei scientifici. A Pertosa, in provincia di Salerno, vi invito a visitarlo. Io lì ho capito, da urbanista, dopo tanti anni, che cos'è il suolo. È una materia viva. Il metro cubo che è sotto i nostri piedi è una cosa viva. Se ripartiamo su quel metro cubo, tutti gli animali, tutti gli uomini, tutto quello che è sopra la terra, c'è meno massa biologica di quel metro cubo. Eppure noi ci occupiamo di dire consumo di suolo, evitiamo di cementare, ma cosa facciamo su quello che lasciamo, su quello che non consumiamo col cemento? Secondo me c'è un problema gigantesco su cui vorrei confrontarmi con Fabio. Il nostro paesaggio è stato costruito in secoli da formichine che hanno portato pietre, cose, in uno scambio quasi come se fossero i vermi e le formiche. Dopodiché a un certo punto c'è stato un processo di abbandono, di meccanizzazione. Stiamo perdendo fertilità, come si dimostra in quel museo che abbiamo fatto. Eppure forse fra una macchina e le formichine, anche in termini di sviluppo, c'è una prospettiva? Fabio, grazie. Sì, grazie anzitutto a tutti, micronometro così, un vitello sì. Particolarmente. Sono molto contento di essere qui in un contesto lontano dal mio. Io sono una di quelle persone che si entusiasma se mi aprite una buca e io studio diversi strati del suolo. Ecco, questo è diciamo il modo in cui sono contento. Allora, sicuramente la richiesta, diciamo, Fabrizio ha evidenziato all'inizio, è cambiata la richiesta alla vostra comunità ed è palese, ed è cambiata per queste anche, oltre a tutto il resto, la casa, le cose, PNRR e quant'altro, c'è una richiesta di ambiente sempre più forte, no? Che è legata
anche ai processi di degrado che sono il consumo, ma c'è tanto altro. La SDG, Sustainable Development Goals, ce lo ricorda, la Commissione Europea, c'è l'erosione, perdita di biodiversità, di sostanza organica, salinità, frane, alluvioni, compattamento, tante altre cose. Quindi questo riguarda anche voi, perché c'è una richiesta di ambiente importante, questo riguarda la ruralità. Quindi, tornando alla questione di genere, quello che manca alla vostra comunità è la terra, cioè è proprio il, io ritengo, questa componente che voi avete sempre visto in maniera bidimensionale, mentre Fabrizio ricordava che non solo è vita, ma è un volume vitale. E questo vi deve riguardare. Il tema qual è? Che affrontare queste problematiche ambientali, agricole, eccetera, sono anche estremamente complesse, cioè richiedono nuove conoscenze. Ma le abbiamo queste nuove conoscenze? No. Purtroppo bisogna essere molto brutali. Questo riguarda sicuramente la vostra comunità, che secondo me manca di certe conoscenze. Non basta appiccicare insieme, diciamo, dobbiamo formare delle nuove persone, delle persone che abbiano competenze di settori diversi, perché se voi prendete me e mi, diciamo, in qualche modo sovrapponete altre informazioni come tanti strati informativi, questo non determina, non ci fa andare molto avanti, perché dobbiamo formare competenze che possano, quindi nuovi saperi, perché le sfide sono veramente difficili, perché voi chiedete a voi stessi e ai servizi ecosistemici la frammentazione e tante altre cose che sono veramente complesse, perché se pensate ai servizi ecosistemici del suolo, chiaramente sono sito specifici, quindi dipendono da un posto a un altro. Se pensiamo alla rigenerazione urbana, alla variabilità spaziale dei suoli e ambienti urbani, è folle, perché dipende da tante azioni che l'uomo ha sviluppato all'interno del tessuto urbano, e quindi chiaramente richiede di nuovo una valutazione sito specifica. Se non riusciamo a investire in nuovi saperi, in nuove formazioni, perdiamo, non c'è possibilità. Voi avete un'opportunità incredibile, perché la vostra comunità è fortemente, ha nel suo DNA questa voglia, questo anelito a guardare al sistema complesso della città e quindi anche di area vasta, perché la norma vi dà di fatto questa responsabilità, però dobbiamo lanciarci su nuove sfide. E questo conino, diciamo, è un lungo retaggio. Io mi trovo oggi qua in una maniera strana, ma fondamentalmente legato al lavoro che noi facciamo anche con alcuni di voi nello sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni, che su queste piattaforme innovative, cibernetiche e geospaziali, che consentono di aiutare, di dare strumenti, di costruire quello che Silvia Viviani, che finalmente rivedo dopo anni, sempre chiamata la cassetta degli attrezzi, un altro strumento nella cassetta degli attrezzi vostra. E senza questi strumenti, implementare quello che nel precedente seminario, quel bellissimo adaptive planning, no? Cioè una pianificazione che si adatta anche a nuovi saperi, nuove conoscenze, perché poi la verità è che via via non è che sappiamo tutto. Prendiamo Ischia. Cioè, Ischia è incredibile, perché diciamo abbiamo nella frammentazione di saperi, che non è solo di questo paese, cioè anche nel rischio, nella zonizzazione del rischio, ci sta la geologia, la geomorfologia, ci sta la proprietà geotecnica, ci stanno tante cose, ma non ci stanno i suoli. Se basta vedere qualunque immagine delle colate rapide di Ischia, ed è il suolo forestale, suolo con una foresta sopra. Ed è questa banalità, che basta un'immagine, che fa capire che quanto siamo indietro, perché basterebbe inserire una zonizzazione che tenga conto di questo corpo naturale, che ha per le sue proprietà, nel caso specifico il suo chimismo, che è molto specifico, che determina una forte vulnerabilità. Quindi dobbiamo non aver paura, aprirci, contaminarci, Ninu c'è. Secondo me questa disponibilità dobbiamo trasformarla nel sistema dei saperi che formiamo anche nelle nostre università. E questo, quindi agganciandomi a questo adaptive planning, no? Questa pianificazione che
è stata, insomma, su cui abbiamo ascoltato il precedente seminario, sia sul suolo consumato, Fabrizio, anche quello già consumato, perché semmai ci sta, si può fare anche qualcosa là, e sul suolo non consumato, e questo può veramente portare a questo rammendo che nella vostra comunità, prima di Renzo Piano, ho sentito da tanti anni, cioè che è un bellissimo concetto, cioè noi dobbiamo cercare di fare il possibile cercando di usare tutti questi saperi, nuovi dati, eccetera, per affrontare il presente, riprendendo ciò che è stato detto, perché è chiaro che è oggi che abbiamo il cambio climatico, i processi di degrado, eccetera, e dobbiamo affrontarli con nuove sfide. Questo però apre grandi opportunità. Cioè in tutte le nostre comunità, anche la mia, siamo sempre a dire che siamo soli, che siamo, insomma, diciamo, il mondo è cattivo in qualche modo, non siamo presenti, eccetera. Ma in realtà se riusciamo a saltare su questi nuovi saperi, nuove conoscenze, nuovi strumenti, si aprono le opportunità incredibili per questo rammendo che riguarda anche il nostro territorio rurale, riguarda anche voi che avete competenze su questo. È chiaro, senza tutto questo, anche il miglior, anzi anche i tantissimi soldi del PNRR sono poco utili se non dannosi, nel senso che chiaramente se non sai rammendare, non sai rammendare. E con questo concludo. Grazie Fabio anche per la... 7 minuti. Sì, perfetto, 6:57. Grazie mille. Allora, last but not least, Silvia Viviani, che ringrazio della pazienza di averci aspettato. So che tra i motivi della sua presenza qui è anche darmi il privilegio di rivederla dopo tanto tempo. E quindi sono molto contento che sia qui, saluto Lallo Barbieri. Silvia, lei sta sul fronte perché Silvia all'urbanistica, al comune di Livorno, e quindi quelle domande che noi abbiamo un po' semplificato probabilmente già si affacciano fuori dalla sua porta, e quindi mi interessa sentire il suo contributo che concluderà la nostra tavola rotonda. Grazie. Grazie, grazie Fabrizio. Sono davvero felicissima di rivederti, guarda, ma proprio anche di risentirti proprio la voce. E quindi sono felice di rivedervi tutti. Vi saluto e saluto tutti quelli che sono quelli e quelle che sono in sala, e che però forzerò ad ascoltarmi cercando di fare velocissima anch'io dentro questi 10 minuti. I temi sono stati tantissimi, non si possono seguire tutti. Io parlo da architettrice e da assessora perché ho imparato, per esempio, nel fare l'assessora, che la questione di genere non può essere sottovalutata nemmeno nelle relazioni proprio interpersonali che si pongono quando si fa il mestiere di amministratore. Un mestiere, devo dire, difficilissimo, però meraviglioso, perché il servizio pubblico è la cosa più bella che si può fare. Allora, parto da una considerazione generale, e mi sono segnata veramente dei punti perché molto di più non si può dire. Allora, intanto da qualche parte bisogna pur cominciare, e comunque sia ognuno può e deve fare la propria parte. Questo capisco che sembri banale, però in realtà è così. E parto anche comunque da alcune lezioni che abbiamo ereditato. Io mi sento ancora molto novecentesca, e in queste lezioni vi cito una cosa che ha detto Phyllis Lambert. Non so se qualcuno ha visto City Dreamers, un docufilm in cui parlano 4 signore anziane fantastiche, che sono appunto la Phyllis Lambert, Dennis Scott Brown, la Blanche Lemko e la Cornelia Oberlander, 4 donne, 4 architette ingegnere del Novecento, che raccontano di come hanno visto la città, progettato la città. La Lambert dice: le persone che vivono la città possono immaginare uno spazio capace di rendere la vita magnifica. Allora, bisogna in qualche modo crederci anche nelle enormi difficoltà di questo nostro presente. E allora, se ci si crede, io provo a prendere alcuni fili. Da dove si potrebbe cominciare? Ma io penso dalle infrastrutture principali per la convivenza urbana, quelle che si traghettano dal Novecento al terzo millennio e che fondamentalmente sono la scuola, la casa
e diversamente la mobilità. La scuola che nel terzo millennio ridiventa più che altro il formarsi, la casa che diventa l'abitare e in questo modo si pongono come questioni di giustizia sociale, di accessibilità e quindi come questioni di diritti che hanno bisogno tanto dell'erogazione del servizio immateriale a cui tutti devono poter accedere, quanto dello spazio dell'architettura costruita e aperta in cui quel servizio può essere erogato e percepito in modo sostanziale e tale da far crescere le persone. Insomma, parlo di una riurbanizzazione ecologica e solidale, perché le città che consideriamo ambiti urbanizzati e stabili sono tutte da riurbanizzare completamente. Ed è questo che ci manca, il coraggio di dire che bisogna riurbanizzare in modo incisivo, pesante, tornando anche a ridare in qualche modo senso a qualcosa che la pianificazione non vede, che è fondamentale, che sono i lavori pubblici. Perché siamo noi che poi ci muoviamo dentro quello che settorialmente sono chiamati lavori pubblici. Una riurbanizzazione ecologica e solidale che non si fa con gli attrezzi, li ricordava ora Fabio, gli attrezzi che sono vecchi, perché ce li abbiamo ancora vecchi. Il PNRR non è altro che un programma dei lavori pubblici in più che entra dentro gli uffici e gli assessorati, per i quali però abbiamo gli attrezzi vecchi, dei vecchi programmi dei lavori pubblici. La terza infrastruttura, dicevo, la mobilità, che non può che essere legata all'ambiente, al risanamento ambientale della città, cioè dove passa la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico, la bicicletta, il mezzo elettrico, la città può, come dire, risanarsi e tornare ad essere un po' più salutare e quindi perdere grigiore e colorarsi, non tanto per qualche tatticismo effimero, ma ricolorarsi perché può effettivamente, per esempio, collegarsi alla ricostruzione di connessioni ecologiche, del verde e quindi di quella capacità che potremmo avere nel fare urbanistica come progetto di città, persino di garantire la salute delle persone, cioè fare in modo che il progetto urbano sia un dispositivo sanitario. E infine, quarta grande infrastruttura, quella della sicurezza, cioè la difesa dei suoli, che poi significa salvaguardia delle persone, non può continuare a stare nella pianificazione solo come vincolo o quadro conoscitivo o condizione che. Bisogna fare le opere per la sicurezza, bisogna mettere in sicurezza fino a dove si può arrivare, la sicurezza totale lo sappiamo non ci sarà mai, ma anche in quel caso le opere per la sicurezza possono diventare un pezzo della città pubblica e anch'esse fra l'altro possono legarsi al risanamento della città. Allora, per tutto questo faccio il secondo passo. Cosa occorre? Certamente occorrono delle politiche nazionali unificanti per quello che attiene i diritti, ma capaci di rispettare le differenze dei contesti locali. E in questo serve l'urbanistica. Io vi dico, per me sì. Sì che serve l'urbanistica. Certamente bisogna impegnarsi tutti quanti, di nuovo cercando di fare al meglio quello che ognuno può fare per ricostruire le competenze politiche, tecniche e civiche, perché l'urbanistica non lo sa più nessuno che cos'è, e quindi almeno cominciamo a dire che cos'è l'urbanistica. Quella che serve è quella che permette di correlare le politiche di governo del territorio alle politiche dello sviluppo locale, che è economico, sociale e culturale, e bisogna farlo in modo semplice per farlo capire. Ulteriore passo, e poi faccio l'ultimo, io penso che sia necessario progettare la città con strumenti dotati di fattibilità. Bisogna
riprogettare il sistema degli spazi pubblici come precondizione per i progetti sociali, e bisogna che gli strumenti urbanistici siano congegnati come agende strategiche per coordinare le azioni pubbliche e le politiche che altrimenti restano di settore. Nell'istituto sulle politiche di settore ci siamo interrogati tanto, abbiamo detto tante volte che bisogna integrare, siamo lontani, e siamo lontani anche col PNRR. Non c'è dubbio, ora sul PNRR non entro perché ci sarebbe molto da dire, ma non è nemmeno la pianificazione la più sofferente per colpa del PNRR. Vado all'ultima serie di considerazioni, mi scuso, molto di superficie, per punti sulla casa. Allora, la casa che cos'è? È qualcosa a cui non si accede facilmente, ma che si può perdere facilmente. Quindi è drammatica questa situazione. Questo è la casa oggi e può accadere a tutti. È questa la cosa nuova a cui non eravamo abituati. E questo significa che si arriva a delle condizioni di fragilità abitativa o di immobilità abitativa, che è anch'essa una fragilità, che sono legate all'immobilità sociale e lavorativa. Tutto questo è lontanissimo dalla stabilità. L'immobilità è lontanissima dalla stabilità ed è legata alle condizioni di fragilità. Le condizioni di fragilità, fra l'altro, ci raccontano di un disagio abitativo che non è più legato solamente all'aspetto economico-finanziario. Dentro c'è di tutto, c'è persino la dimensione dell'alloggio, la mancanza del balcone, la difficoltà di gestire familiari che non sono in salute. Insomma, il disagio abitativo è vario e diverso, ed è anche molto diverso non solo nel tempo ma anche nello spazio. Bisogna dare risposta con strumenti diversificati di policy che io credo siano comunque legati, sono già arrivata, mi sono messa ai 10 minuti ma ve ne rubo solo due, dicevo che sono strumenti di policy che sono legati al risanamento urbano, come lo cercavo di dire prima. Perché? Perché se la casa diventa quello che diciamo tutti, l'abitare, il servizio abitativo, bisogna che venga vista in tutte e tre le sue gambe correlate e non più in una dimensione residuale o percentuale. L'edilizia residenziale e sociale, intesa per tutto quello che sappiamo, che viene coniugata in relazione a tante fasce diverse e mobili di popolazione. L'edilizia residenziale pubblica, questa sconosciuta, di cui non si occupa più nessuno, alloggi popolari in condizioni fatiscenti, di cui non si occupa più nessuno, difficoltà a ripristinare gli alloggi popolari, risorse solo in capo alle regioni che cercano di trasferirle ai comuni, che non riescono a fare nemmeno un decimo di quello che dovrebbero fare, ed emergenza abitativa. Tre gambe che, su cui bisogna lavorare per il benessere abitativo e per l'integrazione sociale. Un insieme che a mio avviso mette in crisi gli attrezzi tradizionali dell'urbanistica e dell'edilizia, anche dell'edilizia che in questo paese continua ad essere sempre vincente, ma nello stesso tempo una messa in crisi degli attrezzi tradizionali che può recuperare le nostre ragioni fondative, le nostre capacità fondative, può quindi concorrere al rinnovamento dell'urbanistica italiana. Per fare cosa? Perché torni ad essere vicina alle persone, vicina all'impresa, vicina alle istituzioni, vicina all'amministrazione, perché le popolazioni, le imprese, le amministrazioni respingono tanto la zonizzazione tradizionale quanto il coacervo di pianificazione in cui ci impegniamo tutti in questo momento, tanto quanto la normale, abituale distribuzione dell'alloggio, che nessuno vuole più in quel modo. Allora, si va verso, a mio avviso, un governo dell'abitare che ha bisogno di un piano nazionale, che ha bisogno di una convergenza di risorse pubbliche e private. Pensate, l'Europa ha rideclinato in questi giorni, all'inizio di dicembre, il partenariato pubblico-privato e ha scritto
che deve essere reso adatto allo scopo e orientato a soddisfare i bisogni delle persone. Pensatelo, diceva Fabrizio, al terzo settore che si è già candidato ad essere un attore sociale abilitante e abilitato. E allora a me sembra che siamo lontanissimi dal super bonus, che è stato di nuovo una misura edilizia e ingiusta, ma che nello stesso tempo, se abbiamo la lucidità intanto di posizionare, di vedere i problemi, se scegliamo le priorità su cui intervenire, a mio avviso qualcosa si può comunque fare, e non poco. Grazie. Grazie Silvia, grazie a tutti, siamo finiti abbastanza nei tempi. Io mi sono appuntato molte delle vostre risposte, che hanno sicuramente arricchiranno il mio pensiero e spero quello di tutti voi. Sono molto contento di avervi rivisto, e così concludiamo questa tavola rotonda e anche il convegno di oggi dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Ciao a tutti, a chi non incontriamo, vediamo, auguri di buon Natale. Auguri a te. Aspettate un attimo, due parole finali. Fabrizio sì. Mangoni, grazie moltissimo per aver coordinato nuovamente questa tavola rotonda finale, e grazie a voi tutti che avete partecipato a questa tavola rotonda e accettato il nostro invito. Grazie a tutti i partecipanti e a tutte le numerose persone che sono rimaste online nonostante l'orario. Vi diamo appuntamento, per chi è prenotato va bene, per la cena sociale della Trattoria Medina, ma invece qui a Napoli a fine novembre per la Biennale degli Urbanisti, che facciamo in collaborazione INU e ICTP. Quindi sarà una grandissima manifestazione internazionale, ci sarà anche bisogno del vostro aiuto, quindi chi può darci una mano ci farà molto piacere. Grazie di nuovo a tutti, invece a Roma appuntamento per la Biennale dello Spazio Pubblico a maggio. Allora, la 13ª giornata di studio è finita. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Buon Napoli. Ciao, grazie, ciao.